Benvenuti sul mio canale YouTube, io mi chiamo San Frobi, ed oggi vi presento un amplificatore in classe D, del brand Fosi Audio, si tratta del modello ZA3, ma adesso andiamo ad aprire la scatola e a vedere cosa troviamo dentro. Manuale d'uso. Che è scritto in inglese, cinese e tedesco. Un cavo di alimentazione. Un alimentatore. Questo alimentatore è da 48 volts e 5 ampere. E con gli accessori abbiamo finito. Quindi non c'è alcun telecomando per questo amplificatore. Ed ecco il Fosi Audio ZA3. Bellissime queste piccole levette. E al centro c'è questa grande manopola del volume, di colore arancione, che credo funga anche da interruttore, on e off, ma questo lo spiegherò più avanti. Sul lato ci sono questi piccoli fori arancioni, molto carini, e servono per dissipare l'amplificatore. Le connessioni dietro le spiegherò anche più avanti. Ha un bel design, e il case è fatto di alluminio, e sembra molto solido e costruito piuttosto bene. Passiamo ora alle funzioni e alle connessioni. Al centro troviamo la manopola di regolazione del volume. Premendo la manopola del volume, l'amplificatore si accende e si può sentire il click del relè. E come possiamo vedere, si illumina questa piccola luce di colore arancione, che ci indica che l'amplificatore è acceso. Premendo nuovamente la manopola del volume, l'amplificatore si spegne e si sente di nuovo il click del relè. E la luce arancione impiega un po' di tempo a spegnersi. La manopola del volume gira liscia e non a tratti, ed è molto fluida. Poi abbiamo questo piccolo interruttore a levetta, che ci permette di selezionare l'ingresso XLR o l'ingresso RCA. E poi dall'altro lato abbiamo un altro interruttore a levetta, che ci permette di selezionare la modalità mono o stereo. Per la modalità mono sono necessari due Fosi Audio ZA3 e un preamplificatore come ad esempio il Fosi Audio P4 o il DAC ZD3, che può fungere anche da preamplificatore e DAC, ma spiegherò meglio questo aspetto più avanti nel video. Passiamo ora a spiegare la parte posteriore dell'amplificatore. Ingresso del segnale audio combinato, bilanciato, che supporta sia connettori XLR che TRS. Ingressi RCA, stereo, sbilanciati. Un'uscita subwoofer, su connettore RCA. Ingresso alimentatore, con indicato un voltaggio, da 24 a 48 volt. Ingresso trigger, 12 volt. Ciò consente la sincronizzazione con altri dispositivi Fosi Audio, ad esempio il Fosi Audio ZD3, che può dargli il comando di accensione e spegnimento, ora ve lo mostro.
Questo è il cavo trigger, con due spine jack da 3,5 mm, può essere mono o stereo, non ha importanza. Ora lo vado a collegare fra i due dispositivi Fosi Audio. Sullo ZD3 lo connetto in uscita e sullo ZA3 lo connetto in entrata. Ora accendo lo ZD3. E da come potete vedere si accende anche lo ZA3. Stessa cosa quando vado a spegnerlo. E si spegne anche lo ZA3. E infine abbiamo le uscite R e L, per diffusori passivi da 4 a 8 ohm. Su questi connettori è possibile collegare cavi spellati, forcelle o banane. Io consiglio le banane, perché i connettori sono molto piccoli e hanno poco spazio tra loro. Per quanto riguarda la modalità mono, i collegamenti devono essere effettuati solo nella parte R, su questi due connettori. Ora vi mostrerò come effettuare il collegamento mono con il Fosi Audio ZD3 e i due ZA3. E in questa immagine di esempio puoi vedere le connessioni. Questa è la connessione mono per creare un sistema stereo 2.1 con il Fosi Audio ZD3 con connessione XLR bilanciata. Giustamente nella parte frontale dei due Fosi Audio ZA3 si devono impostare le levette su mono. Passiamo ora alle specifiche tecniche dell'amplificatore. Queste sono le specifiche tecniche che dichiara Fosi Audio per questo amplificatore ZA3. Il Fosi Audio ZA3 è un amplificatore integrato in classe D, dotato di un chip Texas Instruments TPA3255. E utilizza condensatori giapponesi NCC e LNA e WiMA tedeschi di alta qualità e induttori giapponesi Sumida per una qualità audio eccezionale. Con un valore nominale SINAD fino a 89 decibel, un SNR fino a 106 decibel e un basso rumore di fondo di soli 150 microvolt ed offre una chiarezza eccezionale e una bassa distorsione. Lo ZA3 ha la particolarità di poter operare sia in modalità stereo che mono. E con un alimentatore da 48 volt e 5 A, gli consente di erogare una potenza fino a 155 W per 2 su 4 ohm, se utilizzato in stereo. E 235 W per 2 su 4 ohm, se è utilizzato in mono. Inoltre è possibile cambiare i due chip operazionali per avere una timbrica di suono diversa. Passiamo ora al suono. L'audio e il video sono stati registrati da smartphone, questo è solo un video dimostrativo. Ho testato lo ZA3 sulla mia postazione PC in modalità stereo, cioè come amplificatore integrato. Purtroppo non sono riuscito a provarlo in modalità mono perché possiedo solo uno ZA3. I diffusori sono le Polka Audio XT20, poi c'è il subwoofer attivo, che è FQB8, il DAC è il Fosi Audio ZD3. Collegato al PC con cavo USB, e come player audio ho usato FUBAR 2000. Adesso ve lo faccio ascoltare un po' per darvi un'idea, poi vi dirò cosa penso di questo amplificatore. We'll be right back.
Well, you can say I told you so. And if I ever hurt you, baby, you know I hurt myself as well. Is there any way for a man to carry on? Do you think I want my loved one gone? Said I love you more than you'll ever know. Ok, dopo averlo ascoltato per 2 settimane, in modalità stereo sulla mia postazione PC, posso dirvi cosa ne penso di questo amplificatore. Non ho riscontrato difetti e funziona abbastanza bene. Sull'ingresso XLR bilanciato si ha un suono più alto rispetto all'ingresso RCA sbilanciato, ma non ho notato differenza di qualità audio in entrambi gli ingressi. Lo Z3 ha un suono molto corposo e anche dettagliato, ma sui medio-alti non mi è sembrato abbastanza raffinato come ad esempio il Fosi Audio V3 e l'Aima A07 Max, che sono anche più musicali a mio parere. Quindi consiglio questo amplificatore per un uso desktop e un po' meno per un ascolto hi-fi. Il Fosi Audio ZA3 potete acquistarlo sul sito ufficiale Fosi Audio, fra cui è possibile scegliere se comprarlo con alimentatore oppure senza alimentatore. Potete acquistarlo anche su Amazon, che è già dotato di alimentatore da 48 volt e 5 ampere, al prezzo di €159,99. E per ora è possibile applicare un coupon da €16, e quindi viene a costare €143,99. Il venditore è Fosi Audio Factory e viene spedito da Amazon. Vi ricordo che i link di vendita li trovate sotto questo video. E se vi è piaciuto il video, mettete un pollice in su e iscrivetevi al mio canale YouTube per tenervi aggiornati su altri video. Grazie per aver guardato questo video.